Ah, sabato mattina ragazzi, c'è sole, buongiorno, Buongiorno. e in teoria devo aspettare la bolla che faccio colazione con lei e le do una mano nel curriculum. In pratica si è appena svegliata e quindi l'ho letteralmente svegliata io chiamandola. Vediamo un po' quando arriverà. Ce la facciamo mangiare. Allora ragazzi, siamo arrivati e questa è l'ottima colazione dei campioni, c'è cioè una bella che roba. Vuoi fare un commento su tu che sei morta? Assolutamente no, mi voglio sotterrare e vergognare. Perfetto. E allora facciamo un bel cin cin. Sono diventati dei vlogger comunque, degli influencer che ci portano a mangiare. Ieri ho scoperto, ho fatto un giro nelle Langhe con degli influencer e ho scoperto che mi sento molto più fallita di quello che pensavo. Sì. Perché ho scoperto che c'è un gatto influencer con 328.000 follower che viene invitato alla Fashion Week. Un gatto. È un tifoso e va allo stadio a Milano invitato dal Milan. Un gatto, si chiama Sensei, te lo faccio vedere. Basta scherzare. Cioè ragazzi, i nuovi fondi. Cioè, no dissing to Sensei, però 385.000 C'è follower. Sensei Cats. Sto qua, l'hai conosciuto? No, per Niente. fortuna no. Mamma mia, che storia. Sì, viene invitato alla C Milano, dovunque, tipo agli hotel di Lago di Como. Ma può venire il padrone o deve andare solo il Allora, gatto? tipo alla Fashion Week e Sensei seduto davanti e padrone dietro in seconda fila. Mamma mia. Eh sì. Aspetta, devo trovare quella del Milan perché mi fa troppo C'è qua ridere. col mio. Sì, tutto a divice. Sai, gli hanno pure fatto la magliettina del gatto. Sì, ho scritto Sensei. Cioè, siamo veramente dei falliti comunque. Cosa stiamo Siamo dei facendo nella vita? falliti, Allora, ragazzi, stasera è sabato, ma ho deciso niente pizza. Mi mangio il minestrone light senza patate, fagioli e piselli. Vabbè, da quello che immagino, allora è fetta come roba. Allora, versare verdure ancora surgelate in poca acqua. Cosa vuol dire poca acqua? Portare a ebollizione, aggiungere un dado a brodo e cuocere in pentola 20 minuti dall'ebollizione. Vabbè, allora noi adesso facciamo esattamente questo. Stasera, ragazzi, un bel minestrone. E godiamo. La cosa che un po' mi dispiace. Io pensavo di averle ammazzate tutte e invece ce n'è un'altra. Ho fatto male al dito, porco cane. La cosa che un po' mi dispiace è che mi sono completamente dimenticato. Stasera, ragazzi, non penso di uscire. Non penso proprio di uscire stasera. Facciamo un altro. Porca la miseria. Comunque sono riuscito a editare tutti i vlogs che vi dicevo, quindi anche lì, insomma, a cavallo. Comunque il piano era mangiarmi un minestrone, infatti l'ho cucinato prima, solo che poi alla fine ho mangiato un kebab, cambiato completamente menù. Ora sono qua con l'Anelli, tra un po' arriva il Seba, ci guardiamo un filmetto e poi a letto. Non ho molta voglia di parlare oggi, francamente. Sono un po' stanchino e un po' giù di morale, ecco. Un po' giù. Così. Dai ragazzi, io vi invito a mettere mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Aiutate un povero ragazzo depresso, almeno con un po' di entusiasmo, qualche like, si rifà tutto. Dai, ci vediamo domani.